praticamente al Palazzo Marino a Milano, nella Sala Alessi, è stato esposto in questo periodo di Natale fino ad oggi la Madonna Esterasi di Raffaello. Sono venuto l'ultimo giorno e nelle ultime ore, ma sono stato fortunato, ho visto questa Madonna. Non vorrei parlarvene molto perché in questo periodo dovrei preparare un esame per guida turistica, dovrei far domanda nelle prossime settimane e dovrei cominciare a preparare questo esame, così come dovrei preparare un concorso per la scuola. C'è un ventaggio oggi sia qui sia in Valtellina dove vivo, più in Valtellina che qui. Vi parlo brevemente di questo, magari facendo anche riferimento al mio contesto siciliano, contesto della mia regione. Partiamo innanzitutto da questo quadro, o meglio questi quadri, come capirete dopo. Tre città forse hanno molto a che fare con questo quadro. Innanzitutto Firenze. Se ho capito bene, Raffaello era in quel periodo lì a Firenze. Non sono un esperto di arte, ho fatto altri studi e ho passioni principali maggiori. Poi Roma, la Roma Vaticana, dove Raffaello lavorerà insieme a Michelangelo ed insieme a Bramante. E poi Milano, in un certo senso è in contrapposizione, perché oltre a questo quadro in esposizione ce ne sono altri due della pittura lombarda. Questi quadri sono stati scelti dal curatore per mostrare la differenza fra la scelta di Raffaello e la scelta degli altri due pittori. Un quadro esposto al Museo Poli di Pezzoli, quindi qui a Milano, e l'altro in un'altra località all'estero. Invece, un'altra località all'estero, alla National Gallery, due copie, una alla National Gallery di Londra e l'altra al Louvre di Parigi. Così come la Madonna Esterasi è esposta in un museo ungherese di Budapest. Cos'altro dirvi? Qui ho alcune immagini prese lì dentro a Palazzo Marino. Questa è una, e ora nel frattempo preparo una. E poi vi era anche un segnalibro. Vorrei anche farvi riferimento alla mia Sicilia perché mesi fa ho visto un bel quadro, magari maggiori riferimenti dopo, quando avrò più tempo, nei prossimi mesi, magari probabilmente nei prossimi anni, quando avrò più tempo e quando dovrò fare questo esame, ed è molto, molto importante per me. Dunque, stavo dicendo, ho visto un bellissimo quadro al Museo Mandralisca di Cefalù e sono rimasto particolarmente impressionato. Poi non so dirvi molto su altri quadri esposti in Sicilia, ma probabilmente nei prossimi mesi ne studierò diversi, o comunque alcuni, ed evviva l'arte siciliana ed italiana. Vi ricordo che ho un blog, www.cmviaggi.blogspot.com. Vi era una musica di Victor Stellar nella presentazione video della mostra, e ho anche un blog musicale www.cimiramusica.blogspot.com. Buon viaggio quindi a tutti, magari a Firenze o
o a Roma o anche in Sicilia o anche a Milano ed in Lombardia. Poi vi ricordo anche che potete iscrivervi in questa piattaforma video per ricevere altri miei video, il bottone per iscrivervi in questa pagina, che ho altri profili video YouTube, ma anche Dailymotion, Vimeo, TweetPic, Telly, eccetera, eccetera, UFrog, quel che è diventato UFrog Social, Moby Picture che uso abbastanza, e poi vi ricordo anche che ho anche, sono anche sulle altre reti sociali come Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Stumble Upon. Mi trovate come CM Viaggi, oppure qualora siete interessati anche alla musica, MC Musica o MC Musica Blog o Cimira Musica. Credo di avervi detto tutto. Qui vicino a Palazzo Marino, qualora siate qui a Milano, potete visitare la Scala, il Duomo, c'è la galleria Vittorio Emanuele, c'è la Scala. Potete anche vedere la Scala in un altro video che avevo realizzato in occasione della Milano Marathon, così come sempre in questo video, sempre in un altro video sulla Milano Marathon, c'è il Duomo. E poi ci sono tanti altri video che ho girato a Milano. Ho girato video qui nella zona Libera, non so se l'ho già pubblicato o devo ancora pubblicarlo. Potete anche commentare, fare domande, richiedere video, sempre qui. Buona serata a tutti, e vado a prendere il treno perché l'ultimo sono le 20 e 25 passate, l'ultimo treno per la Valtellina alle 21 e 20. Buon tutto!